Sì, ricomincio da Giancarlo Marocchi. Prima Ancelotti ha detto: io non sono preoccupato per questi 6 punti dalla vetta della classifica, però una sconfitta del genere in casa certamente qualche strascico lo può lasciare. Poi Ancelotti ha rigettato quello che io gli avevo detto, ovvero sulla vostra intensità. Però sai, io a Sky Calcio Show la prima partita dopo la Fiorentina o addirittura prima della Fiorentina dico: questo Napoli è nettamente più avanti, ha fatto un'ottima campagna acquisti, ha tenuto i migliori. Dopo la partita con Lecce gli dico: è proprio forte la squadra, cambi o non cambi, mi sembravate tutti sul pezzo. Oggi veramente, soprattutto, ecco, ti faccio un esempio proprio preciso che secondo me te l'ha ricordato anche Manolas nel tunnel quando stavate rientrando. Tu hai un'occasione clamorosa, ma non ci vai con quella determinazione. Secondo me oggi è proprio mancata la determinazione. Sembrava per voi quasi un amichevole. Ho visto un atteggiamento per buona parte della gara come se insiste a dire amichevole. Noi pure quando facciamo le amichevole a Dimaro ci mettiamo intensità. Io penso che sei stato pure tu calciatore e non pensi, se un calciatore sente queste interviste o tue opinioni dopo una partita fanno male. Penso che sei stato pure tu giocatore e noi l'intensità che tu parli ce la mettiamo anche a Dimaro. Però, perché se dobbiamo essere attaccati così per una partita, io tutta questa poca intensità non l'ho vista. Se voi ci volete giudicare così va bene, però no, non voi, io è un mio giudizio. A parte il giudizio di Giancarlo, ma quello mio, non di tutti. Poi, se il tunnel lo facevo bene, Insigne è un fenomeno. Insigne sbaglia in tunnel, Insigne non sta in forma. Io penso che al di là di quello dobbiamo giudicare tutta la squadra, non solo un singolo calciatore, perché se Insigne fa bene, fa gol, un assist, Insigne è fenomeno. Insigne sbaglia un tunnel, ma poi il tunnel stava sotto l'area loro. Se non rischio l'area giocata, dimmi tu dove le devo rischiare, nell'area mia. Stiamo alla fiera del paese. Vabbè, cioè, però sui marcatori volevo dirti che Guisa, che lui non ci ha fatto caso, ha superato Fabuloso, perché non segna da un mese. Cioè, ha fatto 7 gol al campionato, Curani, Guisa. Ha fatto 7 gol nelle ultime 4 partite. Una VIP al campionato tu devi tenere, vabbè. Dai, secondo me sei te che non c'hai bene, insomma, la cosa, no? Vabbè. Cioè, ci capisci. Ti vedo un po' innervosito, non so. No, però insomma, mi stai attaccando all'inizio di puntata. Oggi non è una giornata un po' così, t'ho chiesto, no? Vabbè, sono 20 anni che facciamo la trasmissione. Vabbè, dai, andiamo avanti, appuntamenti? Oh, ma mi ha imbottito? No, non ti preoccupare, fai i suoi appuntamenti, dai. Vabbè, vediamo gli appuntamenti di questa puntata. Hai mandati, anzi l'hanno pure fatti già vedere, mi sa. Vabbè, ma se siamo in diretta, mi stai con... Oh, ma mi ha imbruttito proprio? No, ma vabbè, comunque, cioè, sai che c'è? Tanto, vedi, cioè, volevo continuare con Trevisani, la seconda parte, non è che... Come con Trevisani? Cioè... Oh, ma è imbruttito proprio? No, però vabbè, tanto. Dai. Vabbè, tanto è uguale, ci stai o non ci stai, come sanno tutti, è la stessa cosa. Quindi che se no chiama la pubblicità e. Vabbè, allora fermiamoci un attimo. No, fermiamoci un attimo con la pubblicità. Che... No, vuoi dire mica che. Dai, veramente. Non... Che? Siamo in diretta, siamo in diretta. Vabbè, ma c'è, oggi non è registrato, siamo in diretta. Oh, Trevi, fa una cosa, va. Dai. Siamo in diretta. Vabbè, fermiamoci un attimo, mandiamo la pubblicità e poi torniamo in diretta tra poco con il campionato inglese anche. Cioè, ma che cazzo dici? Ma che emozione? Che quale emozione? Io l'ho già detto che a lui non gli sto simpatico e anche oggi l'ha fatto vedere.